Cari amici, bentrovati. Oggi vi voglio mandare un saluto da Matthew Street. Sono a Liverpool ed è una delle vie turistiche più famose di Liverpool perché, come già potete vedere, è la storica via dove sono nati i Beatles, dove c'è il Cover Club. Ecco qua. C'è la famosa statua di John Lennon e ora è primo, ma saranno le 5 più o meno di giovedì. Non so quando metterò in onda la puntata in questi giorni. Comunque c'è ancora poca gente, ma la sera è una delle vie più affollate, anche e soprattutto da turisti, anche tanta gente del posto che vengono a respirare l'aria dei Beatles. E niente, ora stavo passando, ero stato al mio vecchio studio legale di Liverpool a salutare e sto tornando alla macchina. Ho detto fammi fare un video, così i nostri cari spettatori inglesi e italiani possono osservare una delle storiche strade della bellissima Liverpool, una città che io amo frequentare non solo per lavoro ma anche nel mio tempo libero. Questo è la Wall of Fame, ci sono i nomi di tutti i gruppi più importanti che hanno suonato da queste parti e insomma vi faccio fare insieme a me una passeggiata molto molto veloce per Matthew Street. Voglio dirvi che ci sono due Cavern Club e però non sono i club originali dove i Beatles suonavano, cioè lo storico Cover Club è chiuso. Ripeto, purtroppo tra un paio d'ore qua ci sarà tantissima gente, ma veramente tanta, soprattutto giovedì, venerdì, sabato è pieno. Ecco qua, e qui è tutto ispirato ai Beatles. Il Cavern, come potete vedere, era la casa dei Beatles, dove i Beatles hanno iniziato a suonare quando ancora non erano famosi e hanno comunque continuato a esibirsi qua anche successivamente. E l'originale, il Cover Club originale, come sto leggendo insieme a voi, è stato demolito nel 1973, ma tuttora questa è una strada frequentatissima da tanta gente. Questo è il Cover Club, il Cover Club simile, non è identico a quello dove suonavano loro, ma è molto simile al Cavern Club dove i Beatles si esibivano. E soprattutto durante il weekend ci sono in questa strada molta musica dal vivo e insomma a me piace molto camminare per questa strada e mi fa piacere condividerla con voi. Qui c'è un altro Beatles bar. Ripeto, se un giorno ne ho l'opportunità ci veniamo anche di sera. Qui c'è il Beatles Caffè, ecco, ci entriamo insieme, c'è un'altra statua dei Beatles. Anche se la statua più bella con tutti e quattro i Beatles ora l'hanno fatta nella zona del lungomare, ma oggi non ho possibilità di raggiungerla. Ripeto, sto tornando, devo tornare a Manchester. Ecco qua, questa, vedete, ci sono molti biglietti di auguri per i compleanni dei Beatles. La gente a distanza di tanti anni lascia messaggi, lascia biglietti, gli auguri, ecco, per gli 80 anni di chi? A John. Quindi John, ecco, ne ho preso uno a caso. John, auguri per il tuo 80esimo compleanno, avrebbe compiuto 80 anni. E guardate, lasciano tante
tanti messaggi. E insomma, mi piace molto. Ecco anche Ringo Starr con la sua batteria. Eccoli qua. Guardate quanto è bello questo edificio. È pieno di negozi, ma è anche abitato, ci sono appartamenti. E torniamo adesso a Matthew Street. Ecco, entriamo nel Beatles Bar, Rubber Soul. Voglio farvi dare un'occhiata. Si è aperto? Sì, è aperto. Ecco qui. Ci sono altre statue dei Beatles. Credo siano loro. No, chi sono? Boh, questi non lo so, non ho idea. Sì, sono loro. Ecco, ce ne sono molte di statue dedicate ai Beatles al Liverpool, come dicevo prima, e vi ripeto, quelle che io considero più belle sono sulla zona la zona più vicina al mare, e ci andremo un'altra volta, ve le farò vedere, ma intanto vi faccio dare un'occhiata e respirare quest'aria che, credetemi, quando la sera, quando c'è tanta gente, è veramente meravigliosa. Spesso, no, ho fatto sempre puntate, ecco, Radio City, la torre di Liverpool, dove sopra c'è Radio City. Questo è il museo, purtroppo adesso è chiuso, è aperto durante il giorno, il museo dei Beatles, e credo chiuda intorno alle 5, quindi è chiuso da poco. Ed è un'esperienza, io l'ho visitato, un'esperienza, insomma, per chi viene a Liverpool e ama questo genere di musica, è un piccolo museo dove ci sono dentro tante piccole cose relative ai Beatles. Non è un museo magnifico, non è chissà cosa, ecco, non voglio però insomma è carino. Altri locali, The Grapes di Matthew Street. Ecco, questa è da vedere. Liverpool is the pool of life. Yeah. Rainford Square, altri pub, Matthew Street, il luogo di nascita dei Beatles. Questo è un altro negozio che vende souvenirs dei Beatles, dei fantastici, dei favolosi 4, e dentro potete trovare tanti tanti souvenir, tanti accessori, di tutto, poster, spillette, di tutto vendono relativamente ai Beatles. Ecco qua, c'è anche l'ostello della gioventù di Matthew Street, Strawberry Fields Café, quindi tutto intitolato a memoria dei Beatles. Qui siamo dall'altra parte, ecco una stradina molto veloce, ma chi viene a Liverpool non può mancarla, soprattutto la sera quando i pub sono pieni di gente, è veramente un posto divertente. E niente, mi diverto a fare queste puntate, insomma anche qualche puntata leggera, che dove non si parla solamente di questioni più delicate o più importanti, ma voglio iniziare anche a fare delle piccole puntate dove facciamo vedere qualche cosa delle città dove mi trovo, come Liverpool o altre dove andrò, anche se a volte per lavoro o per divertimento, ma farvi vedere degli spaccati delle città che magari
non avete modo di vedere. Grazie, continuate a seguirci. Io vi chiedo sempre, metteteci un like o iscrivetevi al canale YouTube o su Facebook. Se lo fate siamo contenti, ma se non lo fate vi vogliamo bene lo stesso. Ok, ciao a tutti, un salutone da Liverpool. Ci sentiamo presto, ciao.